I have been a fan of the fantasy genre since I was a boy. My dad would read to me before I could read, and then any of my free time spent reading has always been, well, more often than not, has been reading fantasy genre. L'addio di Henry Cavill a The Witcher è stato un argomento molto discusso nell'ultimo anno, su cui sono state fatte un sacco di polemiche, tra falsità poi smentite, incomprensioni che sono state generate dal fatto che la DC non aveva idea di dove fosse girata a livello cinematografico, e altre ipotesi un po' più probabili che però non hanno mai ricevuto delle conferme ufficiali. Quindi non è semplicissimo prendere in mano questo argomento, fare un recapone e capire perché Henry Cavill ha lasciato la serie. Anche se in realtà, secondo me, non è così difficile da capire il vero motivo. You are genuinely a fan of the books and the game and everything. Apparently on set, you know more than anyone else. I wouldn't necessarily say anyone else, but I'm a big fan. Come al solito vi ricordo dell'esistenza dei miei libri. Se vi piace la fantascienza in declinazioni dall'introspettivo all'avventura all'action, con un pizzico di horror e commedia qua e là, andate a darci un occhio, li potete leggere tramite Patreon o li trovate in ebook e paperback su Amazon. I link sono in descrizione. So do you correct people? I don't necessarily... I am effusive about getting the being loyal to the source material. Let's put it that way. Okay. Yeah. So yes you do. Dubito che Henry Cavill abbia bisogno di presentazioni, ma dal momento che conoscere un po' il suo carattere e le sue passioni è fondamentale per capire il motivo per cui abbia lasciato la serie, eccovi un po' di caratterizzazione del personaggio. Henry Cavill è sempre stato un nerd della miglior specie. È cresciuto come uno di noi, solo un po' più tropico. Più volte durante le interviste ha sventolato alta la bandiera, nonostante alcuni presentatori cercassero di ridicolizzare le sue passioni. One of your hobbies, and he's got a lot of them, ladies and gentlemen, one of your hobbies is you paint... Makes me sound weird. You do have more hobbies than the average man, I'd say. But you paint, is it World of Warcraft? Warhammer. Warhammer, I'm a fool. Yep. It's Warhammer, Greg. Okay, Warhammer. So you paint by hand? Yes, yeah. Does everyone do that, or can you buy them already painted? No, you have to paint them, but it's just how much effort you put into it. There's put a lot of effort. There's the painting modelling side of the hobby, and then there's the gaming side of the hobby. Okay, and when you paint them, what do you do with them then, Henry? Then you put them together in little armies, and you fight against someone else's army. It is fun. Oh, I mean, very it sounds fun. Ridiculous, but it is yeah, fun. Yeah, no, toys, very good fun. Certo, dipingere miniature per un wargame è strano, eh? Gente, è strano. Invece conoscere a memoria centinaia di squadre di calcio e migliaia di giocatori e seguirne le compravendite, gli infortuni, questo giocava di qui, poi ha iniziato a giocare di là, tutta questa cosa. Questo invece è normalissimo perché lo fa la gente comune e ne parla al bar e quindi questo va bene. Però le miniature, eh? Ma lo sai che puoi comprarle già dipinte? Ridete, gente, ridete. Più gente entra, più nerd si vedono. Al contrario, Felicia Day ne è entusiasta. Now we're on Netflix Geeked, so let's talk about what you guys personally geek out about. Henry, let's start with you. I mean, the easy answer is Warhammer 40,000. That is my jam. I have been into it since I was 10. Amazing. I'd love to see your armies. Do you paint them yourself? I do, yes. That's so cool. Ma che sia una donna di cultura è noto al mondo già da almeno 20 anni. Qui potete vederlo nell'impresa di assemblare il suo PC da gaming. E un aneddoto che adoro raccontare è di quando ha mancato la chiamata di Zack Snyder per interpretare Superman perché stava giocando a World of Warcraft. E in altre interviste racconta di amare così tanto i giochi di The Witcher da aver giocato The Witcher 3 da inizio a fine più di una volta. Quindi si capisce che è un grandissimo fan di The Witcher, probabilmente più di me e di voi. E questo l'ha portato a perseguire il ruolo di Geralt in maniera molto attiva. E racconta infatti che appena ha scoperto che si stava lavorando a una serie su The Witcher, ha iniziato a stalkerare la showrunner, Lauren Eastrick, a sentire del suo nome spesso in questo video, chiamandola praticamente ogni giorno e chiedendo aggiornamenti e se potesse avere lui la parte. Tanto che Lauren Eastrick ha dichiarato che iniziava a non sopportarlo più perché continuava a chiamarla. A un certo punto gli ha detto: Henry, la serie non ha ancora la luce verde, ci si sta lavorando, ma non è che sia ancora proprio partita, non è che ti posso promettere il ruolo così a prescindere, senza che ci siano conferme di niente. We got through eventually and they said, look, we haven't got a script yet, we've barely got a showrunner, so we can't
we can't give you an answer. But you front-loaded your interest, and yes, that's got to help, right? They knew that I wanted it, for sure, for sure. Poi hanno provinato una marea di attori, avevo letto da qualche parte tipo 200 attori per Geralt, ora non mi ricordo se il numero è corretto, però comunque una marea di attori, e hanno finito per scegliere Henry Cavill, che era riuscito ad avere un'aderenza perfetta al ruolo. Non per niente, quando si è scoperto che l'avrebbe interpretato lui, i fan erano un po' titubanti, perché, ok, Henry Cavill era un attore amato, però è molto belloccio Henry Cavill, e Geralt viene descritto nei libri come ferino e inquietante a vedersi. E quindi non si sapeva se veramente avrebbe reso bene come Geralt, ma poi quando è uscita la prima stagione l'hanno amato tutti, perché traspariva l'amore che lui aveva per questo personaggio e per questo franchise. I played the video games before reading the books. I thought the books were based upon the games because anytime I saw a Witcher book, it was always game art on the cover. And after meeting with Lauren, she told me about the books. I ended up reading the books and loving them. I've been a fan of fantasy genre since I was knee-high to a grasshopper. And so for me it was a real treat to jump into that, and Sapkowski's writing, incredible. Questo significava per lui interpretare Geralt, un sogno che si avvera, portare su schermo uno dei suoi personaggi preferiti. Ma allora perché ha lasciato il ruolo? Nel tempo sono girate diverse teorie, che fosse stato licenziato, che volesse concentrarsi sui futuri film di Superman, o che abbia lasciato il ruolo per divergenze creative con il resto della produzione. Analizziamole tutte. Girarono voci nei primi tempi che Henry Cavill fosse stato licenziato per conflitti con la showrunner, questo perché era trapelato un transcript, non si sa come, non si sa da chi, che diceva che Henry Cavill fosse diventato insopportabile sul set, che avesse conflitti con tutti, che prevaricasse le sceneggiatrici, le registe e in generale le donne coinvolte nella serie, che i suoi commenti fossero irrispettosi, tossici, sessisti e osceni. E non me lo sto inventando, sono proprio parole che sono state usate. E che fosse arrivato a fare di tutto per rallentare e danneggiare la serie. Ora, già questo mi sembra un po' difficile da credere, perché la fonte è anonima e inaffidabile, e Henry Cavill mi sembra tutto sommato un bravo ragazzo. Però vabbè, questo non si può mai dire, anche Pacciani salutava sempre e scriveva poesie, quindi... Io ho scritto le poesie, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Più indicativo mi sembra il fatto che Henry Cavill non abbia mai mancato di pubblicizzare la serie in eventi e talk show, sia prima che dopo il suo addio, spendendo sempre delle belle parole per la serie, per la showrunner, per i colleghi, per lo show in generale, e invitando la gente a guardarlo anche dopo che lui se ne sarà andato. Ha speso pure parole gentili verso Liam Hemsworth, che lo sostituirà. Questo non mi sembra il comportamento di una persona tossica che fa di tutto per danneggiare uno show. Se volete un esempio di qualcuno che ha cercato di boicottare un film perché odiava la sceneggiatura, vi presento Wesley Snipes in Blade Trinity. Anche se c'è da dire che in quella produzione erano tanti a odiare la sceneggiatura. Ever since I can remember, I've had this knife of sadness in my heart. The moment that I take it out, I'll just die. Quindi era in buona compagnia. And unlike typical vampires, her fangs are located in her vagina. Moving on. In quel periodo Snipes era stato travolto dal suo stesso ego per il successo ottenuto e si è spinto oltre dal semplice farsi beffe della sceneggiatura. Were you in Blade? I was in. Oh, I wish I was in Blade. That the first two movies are fantastic. I am in Blade Trinity, which is no, no. Here's what I'll say about Blade Trinity. If you watch, and by the way, I'm friends with the writer-director, and he agrees with me on this. If you just sit and watch Blade Trinity, it's a D-. It just doesn't work. But if you know what they went through to get that movie made, yeah, it is an A+. The fact that movie exists puts it above Citizen Kane. The fact that they, with all the craziness that went down, we were in Vancouver, and Wesley Snipes was going crazy, and he wouldn't...
come out of his trailer, and you'd walk by his trailer, and this wall of pot stench would just be like, whoa, and kind of push you to the side. And then he would only answer to the name Blade. You couldn't call him. He would only answer to Blade? The Blade, yeah. And after a while, he resorted to just give, he would communicate with Post-its that he would give to the director, and each one he would sign Blade. So... A quanto pare si rifiutava addirittura di prendere parte alle riprese insieme al resto del cast, e che, a parte i primi piani, se non lo vedete direttamente in faccia è estremamente probabile che fosse in realtà il suo stuntman. Durante una scena si è addirittura rifiutato di aprire gli occhi in un momento in cui Blade doveva svegliarsi, e la produzione si è trovata costretta ad aggiungerli in CG. Henry Cavill era sicuramente nervosetto durante le riprese, perché nemmeno a lui sarà piaciuto quell'adattamento, no? Sapete che ai fan di The Witcher non è piaciuta la serie, mi ci metto dentro anch'io, perché l'adattamento ha snaturato tante cose dell'opera originale. Tante cose sono state cambiate, il sangue antico, le relazioni tra alcuni personaggi, il rituale per creare Witcher, parecchia roba, e la storia viene narrata in modo completamente diverso. Quindi ovviamente Henry Cavill, essendo uno dei più grandi fan di The Witcher su questo pianeta, non sarà stato contento di vedere snaturata una delle sue opere preferite. Però quando si è arrivati a momenti in cui proprio non gli piaceva come venivano messe in scena certe cose, come nella scena della morte della sua giumenta Rutilia, la sua risposta non è stata come quella di Snipes: vabbè, vaffanculo tutti, io me ne vado nel mio camper a fumare. No, lui ha cercato di migliorare la scena. Nel caso non aveste letto i libri, Geralt ha una giumenta che si chiama Rutilia, Roach in inglese, e mi pare che stesse parlando con Ranuncolo. A un certo punto gli dice che tutte le sue cavalle si chiamano Rutilia, lasciando intendere che ne abbia avute diverse, che tante siano morte, ma lui, per una questione affettiva, dà sempre lo stesso nome. Lauren Isrick aveva detto che alla scena della morte di Rutilia, che tutto il cast si riferiva come Rutilia 1 perché già sapevano che ce ne sarebbero state altre, ha detto che il suo primo istinto è stato quello di fare del meta-umorismo appunto su sta cosa. Però Henry Cavill si è opposto strenuamente, ha messo il veto, perché a lui non piaceva che Geralt facesse dell'umorismo nel momento della morte di Rutilia, perché Geralt viaggia spesso da solo e la sua cavalcatura è spesso l'unica compagnia che ha, e lui vi si affeziona, e quando muore un vostro animale domestico voi non ci fate sulle battutine, siete tristi, perché così funziona quando vi affezionate a un animale, che sia un essere umano o un altro tipo di animale. Isrick ha dichiarato: Henry era così scontento della battuta, alla fine ha detto: sai cosa? Pensa tu a cosa dire. Mi fido di te. Conosci il materiale così bene, conosci il libro così bene. Non devi nemmeno mandarmelo per l'approvazione. E il giorno dopo è tornato con un bellissimo discorso tratto dal finale di La Spada del Destino, quando Geralt sta affrontando la morte. Ed è un discorso perfetto per quel momento. Quindi direi che Cavill si è comportato da gran signore. Inoltre queste male voci sono state poi smentite anche dalla showrunner stessa, infatti la Isrick ha dichiarato che la separazione è avvenuta con totale reciproco rispetto, e sono voci che sono state smentite anche da tutto il resto del cast, a cui la notizia dell'addio di Cavill è stata data appena prima dell'ultimo giorno di riprese, quindi è stato un bello shock per loro. Joy Beatty, Freya Allen e Anya Chalotra si sono tutti detti estremamente dispiaciuti. Joy dice che si sentono ancora regolarmente e sono diventati grandi amici, e non mi stupisce perché entrambi condividono una grande passione per Warhammer 40.000 e altre nerdate. Infatti è bello vederli durante le interviste che iniziano a parlare di Warhammer. The easy answer is Warhammer 40,000. That is my jam. I have been into it since I was 10. What's your army at the moment? Custodes. Ah. Yeah. I'm going Necrons next year. Necrons. Oh. Okay. All right. Cool. Were you into this before, or is this a new thing? Let's just assume that anything nerdy I've been doing for a good 33 years. Oh wow, we could talk for hours. Anya ha dichiarato di considerarlo parte della propria famiglia dopo aver lavorato così a stretto contatto per 5 anni, mentre Freya ha dichiarato di aver pianto sul set il giorno in cui ha scoperto che Cavill se ne sarebbe andato.
Quindi pare che tutto sommato non fosse poi così male lavorare con Henry Cavill. Questo giusto per ricordare come certe accuse volino un po' alla leggera a volte in certi ambienti, e bisogna comunque sempre andare a toccare un po' più con mano, cioè non è che da un transcript saltato fuori dal nulla si iniziano a fare mille video su YouTube in cui si accusa Henry Cavill di sessismo e tossicità, no? Perché ce n'è una marea. Facendo ricerche per questo video ne ho trovati decine, quindi ragazzi, date almeno un occhio alle fonti. E infatti, guardando un po' di interviste al cast, si percepisce una bella chimica tra loro quattro. Se volete approfondire, vi consiglio The Witcher Unlocked con Felicia Day, dove è proprio bello vederli chiacchierare tutti insieme. È palese che si vogliono bene e sono amici. Poi non c'è abbastanza Felicia Day a questo mondo, quindi tutto ciò che fa io sono sempre contento quando la vedo avere dei progetti interessanti per le mani. Cavill ha dichiarato di essere molto esigente e protettivo verso il materiale originale quando interpreta ruoli che gli stanno a cuore, come appunto Geralt o Superman, e di sentirsi invece più rilassato sul set quando interpreta ruoli come per esempio Sherlock Holmes in Enola Holmes, perché non è qualcosa che lui personalmente ha amato e che ama da quando era ragazzino magari. E dice di rendersi conto di essere un po' irritante sul set, magari quando si rifiuta di girare alcune scene in un determinato modo, perché dice che tale personaggio non avrebbe detto o fatto quelle cose, no? Come per la morte di Rutilia, di cui vi ho raccontato poco fa. Però da qui ad accusarlo di sessismo e tossicità e oscenità mi sembra che ne passi un abisso. Semplicemente è un fan che si irrita quando gli sceneggiatori devastano la sua opera preferita. E io da scrittore e da fan sono completamente dalla sua parte. Alcuni hanno ipotizzato che Cavill stesse lasciando The Witcher per tornare a interpretare Superman, magari volendo concentrarsi sui nuovi film dell'universo DC, magari volendo concentrarsi su un allenamento speciale per... Raga, ma l'avete visto in The Witcher? Ma vi pare che abbia bisogno di diventare più grosso? A parte che, gente, dovete smetterla con questa fissazione del fisico da culturista per i personaggi d'azione. Ho visto gente scrivere: sarà meglio che Liam Hemsworth riesca a raggiungere lo stesso punto di fisicità di Henry Cavill. Cioè, a parte che nel combattimento serve comunque un fisico atletico, non bisogna per forza essere enormi per essere bravi a combattere, ma poi passa un po' il messaggio che sia questo il problema, no? Il problema della serie non è quanto è grosso Henry Cavill o Liam Hemsworth in generale, quanto è grosso Geralt. Il problema è che la sceneggiatura è un colabrodo. Poi si rischia di dire, sì, però gli manca quel mezzo millimetro in più di circonferenza del bicipite. Che cavolo, è proprio quello che fa fallire le serie, vero? Poi finisce che fanno disidratare gli attori, no? L'avete vista l'intervista in cui Cavill dice che lo disidratano per 3 giorni per fare tipo 2 secondi di scene senza la maglietta, e poi la sceneggiatura è un colabrodo. You have to dehydrate yourself. Oh yeah, yeah, that's the worst part of it. Like, diet is difficult and you're hungry, but when you're dehydrating for 3 days, you get to the point on the last day where you can smell water. Like nearby. So why did you do that? To get super toned? It gets your it makes your skin really thin, so it sits on the muscles. But for 3 days, that can't be good. That's not healthy. It's not no water for 3 days. You, okay. On the first day you'll have like 1.5 liters, and the second day 0.5 liters, and then the third day no water, and you'll shoot the fourth. And the funeral is on the 6th day. sometimes they don't shoot the scene till the end of the 4th day as well. And so you're the most miserable person on the planet. Capite, sto povero Cristo, ogni volta che gli tolgono la maglietta devono farlo disidratare per 3 giorni. E lui è lì che annusa l'acqua a distanza perché sta morendo di sete per registrare una scena in cui vedi degli addominali che sono un filo più, perché la pelle diventa un filo. Cioè, ragazzi, e poi c'è Yennefer che vuole uccidere Ciri. Di cosa stiamo parlando? Che poi mi fa ridere pensare che quella scena in cui Cavill è praticamente nudo nella vasca da bagno, lui è in una vasca da bagno piena d'acqua e non ha bevuto niente per il giorno precedente e per il giorno stesso, e non so che ora l'abbiamo girata. Quindi mi piace pensare che lui quell'acqua di cui sta mollo volesse bersela tutta. Fanculo lo sporco, fanculo il sapone.
Comunque, torniamo a noi. In molti sono rimasti confusi su questo punto perché hanno visto Henry Cavill tornare come Superman nella scena post-credit di Black Adam e poi Henry Cavill stesso ha rilasciato un comunicato sulla sua pagina Instagram dove dice di essere tornato come Superman. Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. Quello che doveva essere un assaggio di tutto ciò che verrà è stato poco dopo stroncato malissimo da James Gunn, che ha annunciato il completo reboot del DC Universe. Questo perché a livello cinematografico quello era un periodo, e con quello era un periodo intendo tutto l'ultimo anno, forse gli ultimi due anni anche, in cui la DC a livello cinematografico brancolava nel buio sbattendo la testa contro la parete ogni volta che si girava da qualche parte. Se fossero stati un Pokémon sarebbe stato il periodo di DC Universe è così confuso da colpirsi da solo. I fan di Henry Cavill sono impazziti, raga, sono impazziti, hanno iniziato a insultare James Gunn, a minacciarlo di morte, a chiedere il suo licenziamento. Ragazzi, state calmi, non fate i leoni da tastiera sempre così per qualsiasi roba, state calmi. Infatti James Gunn ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non ha mai licenziato Henry Cavill perché Henry Cavill non aveva più il ruolo di Superman all'interno di quello che doveva essere il nuovo universo. Semplicemente non l'ha assunto per il ruolo di Superman nel nuovo universo. È stata la dirigenza della DC a creare tutto questo casino fra tutte le parti coinvolte, perché fondamentalmente non sapevano nemmeno loro dove sarebbero andati a parare col loro universo, no? Procedevano a tentoni, ormai da qualche anno procedono a tentoni, e quello era proprio un periodo di transizione, un periodo di passaggio tra il vecchio universo e il nuovo universo, e loro non avevano proprio idea di cosa ne sarebbe stato del loro franchise di lì a un anno. Tant'è che pensate, per The Flash, che è uscito da poco, hanno girato 4 finali diversi. In uno di questi finali compariva il Superman di Henry Cavill. Perché non sapevano se all'uscita effettiva del film ci sarebbe stato quel Superman nel loro universo. In realtà non sapevano nemmeno di dover ributtare l'universo perché The Flash è stato ultimamente spacciato come il film che grazie a Flashpoint avrebbe fatto un reboot del DC Universe. Peccato che poi il film non lo fa questo reboot, perché quando l'hanno girato non sapevano che avrebbero dovuto farlo. Quindi io ho visto sto film aspettandomi che alla fine si rebuttasse un po' tutto. Scusate ragazzi, ve lo sto spoilerando, ma è un film di merda, quindi nel senso non guardatelo. E se lo guardate non è comunque un problema se vi spoilero sta cosa, perché comunque tanto non è niente di proprio della trama, però senti, nel caso scrivetemi commenti d'odio e minacce di morte perché vi ho spoilerato The Flash, no? Ma fate come volete, io non la vedo come una cosa tragica. Comunque questo film non rebutta l'universo, pur essendo stato spacciato come il film che doveva rebuttare l'universo, perché loro non sapevano che avrebbero dovuto rebuttare l'universo, perché procedono a caso, a tentoni. E quindi la stessa cosa è valsa per Superman. Perché tra l'altro Flash è proprio il supereroe che più di tutti hanno bisogno di rebuttare, di cancellare. Questa versione di Flash non va bene. Ezra Miller ormai è un pericoloso criminale ricercato in tutti gli Stati Uniti per diversi reati. Io non so se avete seguito la grande saga della caduta di Ezra Miller, però fa ridere e paura allo stesso tempo. Quindi loro non possono tenere quel Flash. E quindi quel Flash non può rebuttare tenendo se stesso dentro quell'universo, perché se tu lo chiami ancora a riprendere, c'è l'FBI che arresta sia lui che te. Tra l'altro avevano fatto tipo dei reshoot richiamando Ezra Miller negli studios ed era tipo una roba illegalissima perché lui era già ricercato, quindi la dirigenza doveva notificare le autorità che lui fosse sul set, quindi cioè, nel senso, non si può più usare Ezra Miller per i prossimi film. Ma quindi, perché Henry Cavill è stato scartato in favore di David Corenswet? Beh, fa
facile. Henry Cavill ha 40 anni, David Corenswet ne ha 30 e James Gunn voleva un Superman più giovane per iniziare il suo universo. Tra l'altro David Corenswet ha adesso la stessa età che aveva Henry Cavill quando è uscito A Man of Steel. Sì, perché Man of Steel è uscito nel 2013, 10 anni fa. L'ultimo e unico film di Superman che Henry Cavill abbia mai fatto è uscito 10 anni fa nel 2013. Poi è apparso in Batman v Superman nel 2016, in Justice League nel 2017. No, non conto la Snyder Cut di Justice League perché insomma ragazzi è lo stesso film. Still only counts as one. E in una scena post-credit di Black Adam nel 2022. Perché a quanto pare The Rock aveva fatto grandi pressioni per averlo nel film in modo da inserirsi a gamba tesa nel DC Universe. Perché The Rock ha un pochino di ego, no? E ha detto, io adesso faccio il mio supereroe, Black Adam il più potente di tutti! Come posso fare per inserirmi a gamba tesa e diventare il capo di tutto? Devo mettermi in relazione con Superman, che è il supereroe più importante di questo universo narrativo. E quindi per questo lui ha voluto Henry Cavill nella scena finale, no? Dove vanno a parlarsi e Henry Cavill gli dice Black Adam, dobbiamo parlare. Che non è mai una buona notizia quando qualcuno viene e ti dice dobbiamo parlare. Infatti è stato cancellato. Forse questo voleva dirgli. Black Adam, ti devo parlare. Sei appena uscito e vieni subito rebuttato e buttato nella spazzatura. Grazie James Gunn per aver eliminato anche Black Adam, perché quel film era orrendo. Quindi Henry Cavill non interpreta Superman da 6 anni. 6 anni sono tantissimi, soprattutto per un universo condiviso, e l'unico vero e proprio film di Superman che ha fatto risale a 10 anni fa. Quindi, ragazzi, io sono d'accordo, Henry Cavill era perfetto per interpretare Superman, era perfetto. Però, come ho sentito fare da alcuni definirlo l'unico vero Superman della nostra generazione, mi pare un po' un'esagerazione. Ha fatto un film standalone ed è apparso in 2 film corali. Sono 3 film in 10 anni? Ormai l'anno prossimo saranno 11 anni, 3 film in 11 anni? Mi sembra un po' poco. Non è sicuramente quello che è stato Robert Downey Jr. per Iron Man, per esempio, che ha fatto 3 film standalone ed è apparso in 5 film corale, quindi un totale di 8 film. Non 3. 8. Quasi il triplo. Sto facendo questo paragone perché come Iron Man è stato il primo supereroe dell'MCU, questo Superman è stato il primo supereroe del DCU. Sono quindi stati i supereroi fondanti del loro franchise. E non è un paragone così ingiusto perché Iron Man è del 2008 e Endgame è del 2019, e quello è lo span temporale dell'Iron Man di Robert Downey Jr. E quindi in 11 anni noi abbiamo 8 film di Iron Man con Robert Downey Jr. 8 film e mezzo se contiamo Spider-Man, dove lui fa qualcosa in più di un cameo. Cioè non è proprio uno dei personaggi, ma fa comunque più di un cameo. Mentre da Man of Steel sono passati 10 anni, l'anno prossimo saranno 11, quindi più o meno stesso span temporale, e abbiamo 3 film invece di 8. Quindi se ora vedere un altro Iron Man interpretato da un altro personaggio mi farebbe strano, non ho la stessa percezione con Superman. Perché, dopo tutto, raga, sono stati dei film così dilazionati e comunque in quelli corali lui non è che si sia visto tantissimo, perché in Justice League era morto per la maggior parte del tempo. Quindi sì, mi piace Henry Cavill come Superman, però io lascerei anche spazio a delle nuove leve, no? Ovviamente non è colpa di Cavill, ma della DC, che pur avendo avuto l'opportunità inestimabile di studiare l'universo Marvel e vedere come andava e capire che cosa si poteva fare, non è riuscita a creare un universo che stesse in piedi, ma nemmeno minimamente. Se prendiamo tutti i film del DCU, ignorando Justice League, i primi 6 sono andati bene, hanno guadagnato. Nel budget non sono calcolate le spese di promozione del film, che per film di questo calibro, per dei blockbuster, fanno tendenzialmente lievitare il costo fino a farlo raddoppiare quasi. E quindi dalle stime che ho visto un blockbuster deve guadagnare un fattore di 2.5 per rispetto al budget per andare in pari. Mentre gli ultimi 6 film sono stati 6 flop consecutivi e non nutro tante speranze per Blue Beetle e Aquaman 2. Sono tanti milioni bruciati, parliamo di centinaia di milioni bruciati e di un numero ancora maggiore di guadagni mancati.
Vi basti pensare che dopo il flop di Justice League, la DC abbia detto no, basta film corali, questo è andato male, basta. Pensate come devono star messi dopo 6 flop consecutivi dei film standalone. Cattive acque. Ma sto divagando. Quindi James Gunn non ha scritturato Henry Cavill perché voleva un Superman più giovane per iniziare un universo. Voi potete dire quello che volete su James Gunn, può non piacervi il suo stile, io lo adoro, ma posso capire che possa non piacere, però James Gunn sa fare film, e sa fare film corali, e i Guardiani della Galassia l'hanno dimostrato per 3 volte ormai. Non ha intenzione di commettere lo stesso errore che ha fatto Snyder con Ben Affleck. Snyder ha scritturato Ben Affleck per Batman quando Ben Affleck aveva 43 anni, quindi un po' in là con l'età ovviamente, 43 anni non è vecchiume ragazzi, però per essere Batman, per essere un supereroe che inizia un universo che deve andare avanti per almeno 10-15 anni, l'universo Marvel ormai è al 15° anno, quindi tu quando inizi questi universi devi pensare che devi riuscire ad arrivare a 10-20 anni di longevità. E se scrittore è un attore che ha 43 anni, devi pensare che a un certo punto ne avrà 63. Prendendo tra l'altro un Batman molto particolare, tratto da alcuni archi molto particolari, ora non ricordo esattamente quali perché non sono un esperto di fumetti, se qualcuno di voi lo è me lo scriva, però dalle ricerche che avevo fatto ricordo che comunque questo è un Batman a fine carriera, un Batman che è disperato, è impazzito per la vita fatta a Gotham con niente che vada nel verso giusto. Questo è un Batman che va in giro e marchia i criminali col Bat Brand in modo che poi in galera loro ci abbiano sto marchio e tutti sanno che l'ha catturato Batman. Cioè, questo è uno psicopatico. Infatti la prima cosa che fa Snyder in Batman v Superman è praticamente decostruire questa caratterizzazione di Batman per farlo regredire a un Batman più assennato, a una versione più assennata del Cavaliere Oscuro. E quindi perché tu vai a prendere un Batman che è psicopatico, che marchia i criminali, ammazza la gente, non si cura dei danni collaterali che provoca, per poi decostruire questa sua follia e renderlo un Batman normale? Boh. Quindi lamentatevi quanto volete della nuova direzione del DCU e di James Gunn, ma perlomeno James Gunn ci ha fatto il favore di eliminare un sacco di film orrendi e di non iniziare l'universo con un supereroe geriatrico. Alla fin della fiera, Henry Cavill non interpreterà Superman. Ma può essere stato questo a fargli lasciare The Witcher? Secondo me no. Infatti, quando è sfumata l'opportunità di interpretare ancora Superman, lui non è tornato sui suoi passi dicendo «No, mi spiace, raga, va che resto come Geralt». No. Perché, a parte il fatto che la cosa del dedicarsi ad allenamenti speciali secondo me non ha senso, è già fottutamente enorme interpretando Geralt, cosa volete fare di più, mandarlo ad addestrarsi con gli assassini di Ra's al Ghul come Batman? No, secondo me gli addestramenti che già faceva per Geralt andavano benissimo per Superman. Poteva magari essere che sarebbe stato troppo impegnato con i nuovi film di Superman. The Witcher è una serie di cui escono una stagione ogni 2 anni. La prima è uscita nel 2019, la seconda nel 2021, la terza nel 2023. Quindi non è un impegno così oneroso per un attore girare una stagione ogni 2 anni, anche perché per come hanno strutturato The Witcher non è come nei libri che Geralt è praticamente quasi sempre presente. Nella serie Geralt è presente per la metà del tempo, diciamo, no? Poi ci sono tutte le altre storyline. With the shift of the showrunner's vision, where it's an ensemble cast more so than a singular lead, and the perspectives is shifted to be almost more of a Cirilla Yennefer perspective. And so it's about finding my character's place within that vision and making sure that I do everything I can to be as faithful to the source material as possible within the structure set out for me. Quindi secondo me sarebbe riuscito tranquillamente a far coesistere il girare The Witcher e il girare Superman. L'ultima ipotesi che rimane, e secondo me quella più sensata, è quella delle divergenze creative. In poche parole, la serie si è discostata troppo dal materiale originale e Henry Cavill, indignato, se n'è andato. If that's the case, I can completely understand that because Henry is such a huge fan of the games and the books, and the writers on the Netflix series have chosen, for whatever reason they did so, to
deviate quite severely from the books and the games. Whether that's good or not, it's down to what you like, you know? I personally don't understand the choice. Tra l'altro ve lo dico, se non avete letto i libri non sapete quanto hanno cambiato, perché per fare questo video ho letto diversi articoli e tutti si limitavano a comparare ciò che vedevano in scena con ciò che succedeva nei libri, e queste cose a volte non sono così diverse. Però anche se quello che vedi è abbastanza interconnesso con quello che succede nei libri, l'universo lì ormai è completamente rotto. Hanno cambiato delle cose di world building, delle cose fondamentali del world building di Sapkowski, che hanno completamente stravolto tante cose. E quindi quando leggo articoli che dicono «Ah, se veramente Cavill se ne fosse andato per divergenze creative, è veramente ironico che sia successo dopo la terza stagione, che è quella più fedele al materiale originale». Ok ragazzi, nella terza stagione sicuramente rispetto alla seconda è più aderente ciò che effettivamente vedi, ma sotto il world building è già completamente tutto diverso, e quello è così e così rimane. Quindi poco importa che qualcuna delle scene che vedi è effettivamente abbastanza simile al libro, perché sotto quello strato di similitudine c'è una roba completamente diversa. Vabbè, ma poi vi farò un elenco più avanti delle cose che secondo me hanno più scazzato. Che la serie non fosse proprio fedelissima ai libri si poteva già intuire da uno o due fattori dalla prima stagione. Però il primo segno importante che qualcosa era fondamentalmente rotto è venuto da una dichiarazione dello sceneggiatore Bio Di Maio, che ha scritto alcuni degli episodi della prima stagione. Durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, parlando di come ha composto la Writer's Room per lo show X-Men 97 per Disney+, ha dichiarato: «La mia regola generale era che dovevi essere un fan, nessuna eccezione. Sono stato in uno show, vale a dire The Witcher, dove alcuni degli sceneggiatori non lo erano, o detestavano i libri e i giochi, persino deridendo il materiale originale. È una ricetta per il disastro e un basso morale. Devi rispettare l'opera prima che ti sia concesso di metterci mano». Infatti Lauren Isrick, la showrunner, ha detto che componendo la Writer's Room per The Witcher ha cercato di includere il maggior numero di opinioni diverse possibile. Ha dichiarato in un thread di Twitter che ha mirato più all'abilità degli scrittori che alla loro familiarità con l'universo di The Witcher, dicendo che ovviamente tutti dovevano leggere i libri, ma che dovevano essere anche aperti al cambiamento. Dunque ha messo insieme un gruppo di persone che apprezzassero in generale il fantasy, ma che non avevano familiarità con The Witcher, apposta per stimolare un adattamento aperto al cambiamento. In questo modo ha finito per creare una writer's room ostile al materiale originale che scalpitava per cambiarlo. E il risultato si è visto, visto che hanno cambiato il sangue antico, il rituale per creare i Witcher, hanno usato poco la legge della sorpresa, hanno sviluppato poco il rapporto tra Ciri e Geralt e male quello tra Ciri e Yennefer, e hanno trasformato Ranuncolo da un personaggio leggero e simpatico a un emo stracciacazzi. E in generale hanno cambiato tutto il modo in cui viene raccontata la storia. Che poi non so che tipo di abilità abbia puntato la Isrick reclutando questi sceneggiatori, perché la serie è scritta in modo atroce. Alla fine della seconda stagione si dimenticano Ranuncolo sotto un tavolo durante il combattimento finale e basta, non lo si vedrà mai più. Nell'epilogo si vedono gli altri, ma Ranuncolo, boh, sarà rimasto sotto quel tavolo, non lo so. Mentre, non volendo spoilerarvi nulla se non avete ancora visto la prima puntata della terza stagione, c'è un momento in cui, Geralt, Yennefer e Ciri sono in fuga, questo sicuramente lo sapete, perché sono rincorsi dalla qualunque, e Geralt chiama Ranuncolo per fargli fare da esca. E peccato che quello che Ranuncolo fa non è fare da esca, perché Ciri fa da esca, Ranuncolo rimane nascosto insieme a tutti gli altri e salta fuori per l'imboscata dopo che arrivano i nemici. Poi più avanti, un paio di puntate dopo, Ciri gli dice: «Cavolo, eri stato proprio bravo a fare da esca, un'esca perfetta!» E lui dice: «Vedi quanto sono stato bravo a fare da esca?» Ma non c'è ironia in queste loro parole, ci credono veramente. E se degli sceneggiatori non sanno cosa vuol dire fare da esca, raga, io non ci stavo credendo. Io quando ho visto quella scena non ci stavo credendo. Se volete sentirmi lamentarmi di sta roba, scrivetemelo nei commenti, che
ci posso fare un video su questa scena. Perché loro chiamano Ranuncolo perché dicono: ah, non, Geralt non può stare vicino a Ciri, se no è troppo palese che è una trappola. E poi Ciri sta in una carrozza e Geralt sta sul cavallo 2 metri dietro. Ma se uno vede la carrozza, vede anche i cavalieri che stanno 2 metri dietro. Cioè, nel senso, si vede comunque che la stai scortando tu, anche se hai chiamato Ranuncolo per farle da scorta. Non lo so, raga, io sono perplesso. Loren, non era proprio possibile trovare degli sceneggiatori bravi e che apprezzassero il materiale originale? Cioè, non mi sembra una roba fuori dal mondo. Un altro episodio che evidenzia quanto fossero diverse le visioni all'interno della produzione è quello che coinvolge il regista Alex Sakharov, che avrebbe dovuto dirigere diversi episodi della prima stagione, ma che è poi stato sostituito da Mark Jobst. Per fare un recap, Alex Sakharov avrebbe dovuto dirigere le puntate 1, 2, 7 e 8, ma alla fine ha diretto solo la seconda e metà della prima, perché Mark Jobst ha completamente rigirato tutta la storyline di Blaviken del primo episodio. E non solo, ci sono stati anche 2 recast. Emma Appleton e Peggy Lee hanno sostituito Millie Brady e Shane Atwood, che interpretavano rispettivamente Renfri e Nohorn. Vi lascio in descrizione degli articoli con delle foto del materiale pre-reshoot, così potete vedere com'era. Renfri era bionda e Geralt indossava un'armatura più vecchia. Sakharov ha rilasciato una dichiarazione per Forbes. Sarò onesto, sono rimasto sbalordito dal tuo lavoro in The Witcher. Davvero? Per me è il contrario. Giudico il mio lavoro in quel frangente abbastanza duramente. Perché? Vedi, nella mia percezione, la letteratura dell'Europa orientale ha un ritmo completamente diverso. Non è un caso che Andrei Sapkowski abbia così tante trame e personaggi. I produttori hanno impostato l'adattamento con un ritmo action, riempiendolo di effetti speciali colorati. Questa era la loro visione. La mia visione era molto diversa e ho cercato di trasmettergliela, esponendo le mie argomentazioni. Sfortunatamente non sono stato considerato abbastanza convincente e quindi ho deciso di abbandonare il progetto. Mi dispiace sentirlo. Durante l'intervista con Henry Cavill ha detto che sei uno dei pochi registi che ha il giusto approccio con gli attori. Spieghi le cose dolcemente ma molto chiaramente. Felice di sentirlo. A proposito, secondo me Henry Cavill è la cosa migliore di The Witcher. Ha assolutamente azzeccato il ruolo. Inoltre è un attore molto flessibile, capace di ascoltare e imparare. Spero sinceramente che abbia davanti a sé molti progetti interessanti. Fatto sta che ormai Henry Cavill se n'è andato e la produzione è così disperata che parte della campagna di marketing per la terza stagione si è svolta in questo modo. Che a parer mio serve solo a chiamarsi come sfigati, insomma, se la tua serie fosse bella non sarebbe necessario che ci fosse Cavill perché valga la pena vederla, insomma. Mi sembra che sia un ammettere la sconfitta in maniera abbastanza patetica, cioè non ci stai nemmeno provando. Stai dicendo: ragazzi, è ancora Cavill, è ancora Geralt nella terza stagione, Cavill è Geralt, Geralt è il suo Cavill. La serie dovrebbe essere bella e vedibile anche senza Cavill, e va bene che c'è un recast del protagonista e è una cosa pesante, ma se la serie fosse bella, la gente la guarderebbe lo stesso. Non lo so, voi che dite? Mi sembra proprio brutta come scelta di marketing. Sembra come dire: raga, lo so che lo show vi fa cagare, però guardate che c'è ancora Cavill, quindi se volete vedere Cavill, c'è ancora lui, lo inquadriamo. L'abbiamo disidratato, ve lo facciamo vedere nudo. Guardate la serie. Raga, leggete i libri. Le modifiche più grandi che hanno fatto nella serie vanno a toccare elementi di world building importantissimi, come per esempio la cosmologia stessa del mondo di Sapkowski, con quei menhir che fanno cose, aprono portali, non erano presenti nei libri. Il sangue antico era qualcosa di radicalmente diverso e non aveva nulla a che vedere con la creazione dei Witcher. La legge della sorpresa era molto più presente nei libri e più volte intrecciava i destini di Geralt e Ciri e si percepiva molto di più un attaccamento padre-figlia voluto dal destino. Yennefer non ha mai perso i poteri e l'idea di sacrificare Ciri non l'ha mai sfiorata neppure per sbaglio.
e tutto il suo passato in generale è leggermente diverso. E la narrazione in generale era molto più focalizzata su Geralt e Ciri. Tutti gli intrighi politici erano qualcosa che percepivi all'opera ogni tanto, ma non erano proprio così in primo piano. Insomma, è l'ennesima serie che invece di cercare una sua identità, ha cercato di copiare la formula di Game of Thrones, fallendo male. Se volete sentirmi ancora parlare di The Witcher, io sarei felice di raccontarvi alcuni elementi della lore, come per esempio il sangue antico, la legge della sorpresa, andare a vedere un po' i racconti, no? Come sono stati adattati i racconti nella serie, o in generale lo stile di scrittura di Sapkowski, che è molto particolare, molto fiabesco, tante cose te le fa intendere con pochissime parole, molte cose vengono lasciate volutamente vaghe, e secondo me è molto affascinante come stile di scrittura. Quindi nel caso fatemelo sapere nei commenti che vi preparo qualcosa durante l'estate. Al momento Henry Cavill sta lavorando su un Warhammer Cinematic Universe per conto di Amazon, che pare abbia acquisito i diritti di Warhammer 40.000 dalla Games Workshop. Quindi per ora pare che questo Warhammer Cinematic Universe giri intorno a Warhammer 40.000, che come ormai sappiamo è una delle grandi passioni di Henry Cavill. E io non sono mai stato un grandissimo fan di Warhammer, principalmente perché non mi sono mai molto scontrato con Warhammer, non sono mai molto stato a contatto con Warhammer, quindi principalmente per questo. La lore però mi incuriosisce. Avrei voluto approfondirla, ma il tempo è quel che è, lo sappiamo, non si può far tutto. Però devo dire che mi incuriosisce molto e quindi sono molto curioso di vedere questa nuova serie. Pare partirà con una serie, poi ci saranno forse dei film. E conoscendo Cavill, sapendo che è un grande fan e che sarà sicuramente molto aderente alla lore, io non vedo l'ora di vedere questo Warhammer Cinematic Universe quando uscirà. Questo video è stato lunghissimo, io sto iniziando a straparlare, quindi direi che è il caso di zittirmi. Spero che vi sia piaciuta questa review di tutto ciò che è successo a Henry Cavill nell'ultimo anno. E fatemi sapere cosa ne pensate. Avete letto i libri? Avete giocato ai giochi? Avete visto la serie? Avete fatto una combinazione qualsiasi di ciascuno di questi tre fattori? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quale di questi prodotti vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno, fatemi un ranking, sono tre elementi, non è che viene un ranking molto difficile, ma vabbè. E sto veramente iniziando a straparlare, ragazzi, fa caldo e sono sotto sta luce da quasi due ore. Vi ricordo che potete sostenere il canale tramite Patreon e che trovate i miei libri su Amazon in ebook e paperback. Io ringrazio come al solito tutti i miei patroni per il supporto e vi auguro buona lettura, buona scrittura e una buona estate.